Ciao a tutti e a tutti! Come vedete c'è una nuova location perché sono stata ormai sfrattata da camera mia, quindi sopporterete tipo 2-3 video. Infatti non penso tutti qua, però comunque in giro per la casa. E oggi sono qua per farvi l'unboxing super nerd che vi avevo promesso, perché sto parlando del sito Hemp. Ho comprato tutto io, però mi è appena arrivato il pacco e vi avevo promesso che l'avremmo aperto insieme. Anche perché onestamente parlando, visto che è passato tipo più di un mese e mezzo, ci sono stati diversi problemi. Ho dovuto cancellare una cosa che avevo preso perché tipo mi arrivava un'email ogni 2 settimane che mi diceva: questo articolo non è più disponibile, arriverà in data. E ogni volta cambiava sta data e a una certa ho chiamato, ho detto: senti, toglietemelo e ciaone. E era il portachiavi con lo stemma dei Targaryen. Prima o poi lo riprenderò. Comunque non era una cosa, sapete, super urgente, quindi ho detto: senti, onde evitare di aspettare questo pacco 4 mesi, intanto speditemelo così. E quindi tutte le altre cose piano piano non me le ricordo, le scopriremo, le riscopriremo insieme. E intanto andiamo a prendere il pacco perché è bello grosso, come potete vedere. Questo qui è lo stemma, proprio Hemp con il simboletto così. Quindi andiamo ad aprirlo. Mi ricordo di aver preso qualche Funko Pop perché questo sito rivende un botto di Funko. Sapete che sono la mia nuova scoperta emozionante. Tra l'altro non lo so, questa postazione mi rende più bianca del solito comunque. Tanto non stiamo qui a guardare me, ma le cose che usciranno dal pacco. Io vedo già un sacco di Funko, ragazzi. Non so se li notate anche voi. Adesso questo lo metterò per terra molto gentilmente. Allora, prima cosa, qui abbiamo il catalogo. Come potete vedere, ci sta proprio qua sulla copertina Game of Thrones, perché rivende tipo un sacco di merchandising delle serie TV, film tipo Harry Potter. Infatti adesso vi faccio vedere cosa ho preso, tra cui appunto anche Game of Thrones. Ci sta tipo il mondo, infatti ho preso qualcosina. C'è questa busta con scritto Attention. Questa è la prima volta che ordino, quindi non so come impacchettino le cose, quindi penso che questa busta, che sembra alquanto strana e ambigua, in realtà sia la verifica dell'ordine. Lista. Ah, ok. È una delle cose che ho comprato, quindi ve la faccio vedere dopo, scusate. Così dividiamo tutto, tipo le cose di Harry Potter, Game of Thrones, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo dalle cose miste. Primo Funko che vi faccio vedere, che è questo qui. Allora, vi spiego perché io avete visto uno degli scorsi video, forse si intravedeva, che già ho questo Funko, o meglio, l'avevo preso su Amazon, ma mi è arrivato tipo tutto rovinato, quindi mi sono fatto dare rimborso, però poi ne ho presa un'altra, perché stava scontata tipo a 6 euro, quindi ho detto vabbè dai, si può fare. E è la contessa di American Horror Story, cioè Lady Gaga. Questa è fatta decisamente meglio rispetto all'altra. Ed è il Funko numero 342, se vi interessa, è troppo carina, come potete vedere è tutta dettagliata. Poi sono andata a vedere qualche tempo fa il film La Mummia, non so se voi l'avete visto, quello con, come si chiama quello? Con l'ex marito di Nicole Kidman. Non mi viene, raga, poi lo ritroverò, ve lo scriverò da qualche parte. Comunque è un film che mi è piaciuto, come no, però mi è piaciuto un sacco l'attrice che ha fatto La Mummia. E quindi ho trovato il Funko, anche questo scontato, tipo un po' più di 6 euro, 7 qualcosa, e l'ho preso perché ha fatto troppo carino, ed è questo qui a manette, fatta in questo modo. Se avete visto il film vi ricordate che c'aveva le punte dei piedi e delle mani tinte nel turchese, quindi fantastica. Questo è il numero 435 e come vedete della serie ci sta lui il protagonista e lei sempre la mummia in versione proprio mummia. Sicuramente la prenderò, lui non mi piace. Poi ho preso un altro Funko, però questo qui è della serie Miss Peregrine's Peculiar Children, il film che è uscito comunque un po' di tempo fa. Ho già preso Emma, infatti vedete qua dietro ci sono tutti i personaggi. Ho lei e mi piacerebbe avere anche i gemelli, però per ora ho preso questa qui che è appunto Miss Peregrine perché ho letto che a breve la toglieranno dal commercio e quindi la volevo troppo e l'ho presa subito. In più era anche scontata, quindi top. Questa qui è il numero 262, fatta così anche il suo, non so che cos'è, un'aquila, un corvo, uno strano uccellino. Ora passiamo alle cose di Harry Potter, perché stavolta quelle di Game of Thrones ve le lascio per ultime. Primo che volevo assolutamente è lui, Draco Malfoy. La versione penso base, perché poi c'è anche quella che gioca a Quidditch, però ho preferito prendere la versione base perché è più carino, c'ha la super sleccatina. E questo qui è il numero 13. Poi questo è fatto divinamente. C'è anche il simboletto con serpe verde, top.
Poi quello che ho trovato prima nella busta è questo, che è un charm con scritto 9 3/4. Visto che devo ricomprarmi il Pandora perché uno l'ho già finito, questo lo metterò in quello nuovo, anche se non è Pandora, ma chi se ne frega. Mi piaceva troppo, anche questo stava tipo a 4 euro, troppo bellino. Poi ho preso questa che è stata la cosa più costosa, perché mi pare veniva, no non è vero, non è la cosa più costosa, comunque una delle più costose, 14 o 15 euro, però la volevo troppo. La ciotola di serpe verde, questa qui è la confezione e questa è come la ciotola, guardate che meraviglia. E mi pare ci fosse anche delle altre casate, però non ne sono molto sicura, perché sono andata dritta verso di questa perché volevo questa, l'avevo vista sulla pagina Facebook di Emp, ho detto no, devo prenderla. E adesso cercherò di aprirla, ok, senza magari romperla la coppa, tipo no, la ciotola del capitano, ed è anche bella capientina. Ah, mi ero scordata che c'era anche questo, che non c'è, entra tanto con Harry Potter, neanche con l'altro, però forse più con Harry Potter, perché fa parte della collezione di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Naturalmente non potevo non prendere lui, perché Newt Scamander già l'ho preso con la versione quello con l'uovo in mano, e dovevo prendere assolutamente lo snaso, che vabbè, qui c'è scritto il nome originale, si chiama Niflea. Eccolo qui, guardate che carino, con anche le monetine in mano e il numero 08. E ora ragazzi, ultime due cose che dovete sapere, le ho attese proprio come la vita, perché quando le ho ordinate mancava ancora un po' alla fine di Game of Thrones della 7ª stagione, però naturalmente sono arrivata adesso che damo che è finita, ce ne faremo una ragione, andremo avanti, perché ho preso un altro Funko, ma questo lo faccio vedere per ultimo ultimo ultimo, e vi faccio vedere che ho preso una maglia, sperando mi stia bene, ho preso un M. Allora, ce ne stanno tantissime, vi giuro, di qualsiasi tipo, alcune erano un po' troppo, tipo o c'era soltanto la faccia di Daenerys, ma mi sembrava un po' strano, quindi ho preso questa, mi sembra un po' aderente però dovrebbe andare, e come potete vedere c'ha tipo famiglie principali, cioè ci stanno Stark, Targaryen e Lannister, che sono quelle, insomma, se seguite la serie sapete che si vedono di più. C'ho anche l'etichetta addirittura con scritto Game of Thrones, questa qui vi farò sapere poi com'è. E ultimo ma non per importanza, lui ragazzi, voi starete chiedendo chi è, ah no, si vede, cacchio, volevo fare tutta la invece no, solo e unico Jon Snow, perché vi spiego un attimo, Daenerys già ce l'ho quella col draghetto in mano, infatti dovrei comprare anche le altre, ma c'è tempo raga, c'è tempo. Questa qui invece di Jon Snow, qui c'è scritto edizione 7, quindi figata, infatti c'ha tutte le cicatrici sul visino, eccolo qui, ok, si vede, guardate che carino. E qui è infatti la versione in cui è già diventato re del nord, però non vorrei fare spoiler, comunque insomma è molto carino, è il numero 49, lo amo, questo lo tiriamo fuori raga. Così sono arrivata a quota 1 2 3 4 5 6, forse ne avrò tipo 40 di Funko Pop, adoro. Guarda, c'è il cipollone, no non ci posso credere, guardatelo, e adesso guardatelo, look at the bump, oh my god, cioè i capelli sono questi, è impressionante. Winter is coming. Questo era tutto per questo unboxing nerd, scrivetemi qua sotto se vi fa piacere vederne altri, perché ho fatto un altro ordine sempre a questo sito e ho preso altri due Funko, però non mi ricordo quali sono, cioè è una cosa impressionante proprio, quella volta in cui mi sono dimenticato. Cheat Guglielmo, ti amiamo, ciao. C'ho un problema ma grave. Se il video vi è piaciuto, thumbs up e iscrivetevi, mi raccomando, seguitemi sui social, 21 Buttons, eccetera, che vi taggo tutte queste cose molto carine. Ci vediamo al prossimo video, vi aspetto. Ciao!